Ha lottato prima di perdere tutto? Ho lottato anche per non lasciare a casa le persone, specialmente quelle che lavoravano fisse, oltre che per il mio futuro. Però poi alla fine lasci andare tutto, perché non puoi fare altro. E ti riduce a lavorare appunto per chi ti ha messo in questa situazione. Questa signora è un'ex imprenditrice. Accetta di parlare, ma non vuole essere riconosciuta. Schiacciata dalle tasse e dalla concorrenza, ha dovuto chiudere la sua impresa. Non ce la fai, o chiudi, o ti metti a evadere il fisco, ti metti a diventare un irregolare come loro. Siccome io non sono un irregolare, anche se adesso non sto lavorando a contributi, ma sto lavorando in nero. Per mangiare e pagare i debiti, Maria lavora in un negozio di cinesi, come commessa. È assunta da queste persone? No, nessuno è assunto da queste persone, perché non ti pagano contributi, non ti pagano assolutamente nulla. Solo che o ti va bene così o salti il pasto, per cui accetti situazioni di questo tipo. Si lavora in nero per i cinesi. Con Equitalia ha rateizzato i suoi debiti. Ho scelto di chiudere per poter pagare le persone che assolutamente ne avevano diritto. Cosa ha rappresentato per lei la sua attività? Beh, 20 anni di vita, 20-25 anni di vita, appunto.